Il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO seleziona nuovi soci in tutte le regioni d'Italia. Si cercano figure con diversi profili professionali che siano presenti e attivi sul territorio di riferimento, giovani motivati e pronti a sostenere e veicolare i valori e i principi dell'UNESCO. 5 le posizioni aperte per la regione Campania. I candidati dovranno avere un'età compresa tra i 20 e i 35 anni, un diploma di scuola secondaria superiore universitario e dovranno essersi distinti per merito in ambito scolastico, accademico o professionale nei campi dell'educazione, della scienza e della cultura. Le figure che noi cerchiamo spaziano dalla comunicazione al marketing al digitale, proprio perché se su scala nazionale siamo ad oggi 200 rappresentanti e dopo questi bandi sempre su scala nazionale puntiamo a diventare 300, saremo 300 sentinelle sul territorio che hanno come obiettivo quello di valorizzare ma anche di tutelare e di far conoscere questo immenso patrimonio. I bandi con tutti i dettagli e le modalità di presentazione delle candidature sono disponibili sul sito www.unescogiovani.it. C'è tempo fino alle ore 12 del prossimo lunedì 10 ottobre. L'iniziativa è stata presentata nell'antisala del Consiglio Metropolitano di Santa Maria la Nuova e presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli. Il sito UNESCO della città di Napoli, ma anche della città metropolitana e di tutta la Campania, finalmente si svecchia, si equalizza con giovani che hanno sicuramente possibilità nuove, idee nuove, possibilità di stabilire protocolli d'intesa col MIUR, con l'UNESCO, e finalmente potremo fare una vera e propria promozione del sito UNESCO che viceversa talora non è considerato né dagli enti né tantomeno dagli stessi cittadini che vi abitano, che non hanno la coscienza di abitare in un sito che è patrimonio dell'umanità.